Buonasera a tutti quanti e ben ritrovati a questo nostro appuntamento ormai tradizionale che è appunto Il Veneto racconta e attendiamo ancora un attimo per vedere che tutti quanti si colleghino e nel frattempo, insomma, vi introduco al nostro tema di oggi, che con molto piacere, diciamo, concludo questa sorta di profilo di queste tre donne che in qualche modo hanno avuto a che fare con la città di Asolo, questo borgo che si trova a circa 80 km da Venezia ed è, diciamo, considerato una delle perle trevigiane, della marca trevigiana. E con questo nostro appuntamento tradizionale voglio delineare un po', diciamo, questo personaggio, questa donna, questa grande donna, che è Freya Stark, che è stata appunto Freya Stark e che è la terza figura femminile di cui io solitamente parlo quando faccio le mie passeggiate culturali o comunque i miei tour ad Asolo nello specifico. Comunque ricordo a tutti quanti, per chi magari non mi ha ancora mai visto, sono una guida turistica del Veneto, nello specifico di Venezia e della provincia di Treviso. E oggi, insomma, con voi volevo parlarvi di questa figura femminile che in qualche modo, e poi comunque alla fine della diretta vi spiegherò, mi ha un po' ispirato, perché diciamo che cerco sempre di trarre ispirazione anche nel mio lavoro, insomma, leggendo e documentandomi, e trovo sempre qualche personaggio appunto che mi è di ispirazione. Ma dando un volto, diciamo, a quello che appunto di cui sto parlando, eccoci, qui abbiamo appunto, intanto vi presento Freya Stark. Freya Stark è considerata ormai da tutti, diciamo, una delle, intanto è stata una viaggiatrice, un'esploratrice, è vissuta, diciamo, a cavallo tra il 1800 e il 1900, in realtà è nata nel 1893 a Parigi e in qualche modo, come vi dicevo, è stata legata ad Asolo. Questa donna dalla vita incredibile, perché è stata un'esploratrice inglese, in pratica ha viaggiato tantissimo avendo come base Asolo. È arrivata ad Asolo, diciamo, un po' per caso, un po' per amicizia con una famiglia appunto inglese, una delle tante famiglie, insomma, che facevano parte di questa comunità inglese che ha preso casa, diciamo, ad Asolo, per cui lei è stata legata con questi amici, in particolare con questo pittore Ernest Jung, che poi le ha lasciato una villa in eredità, la cosiddetta Villa Freya, che è tuttora, tra virgolette, visitabile perché è solo su appuntamento ad Asolo, però con l'occasione, insomma, mi piace parlarvi anche e darvi qualche tratto della vita di questa incredibile donna, semplicemente perché lei, pensate un po', intanto era figlia di questi genitori bohemien che l'hanno portata un po' in giro, diciamo, per tutta Europa e poi comunque ha vissuto per molti anni in Italia e poi successivamente nella seconda parte della sua vita si è stabilita definitivamente ad Asolo, ma pensate un po', ha viaggiato e ha esplorato tantissimi posti che prima d'ora non aveva nessuna donna aveva mai visitato, mai avuto visitare, potuto visitare. Pensate che
lei era in ogni caso comunque autodidatta nella sua educazione, perché provate a immaginare una ragazza nei primi anni 20, comunque l'educazione diciamo era lasciata un po' da parte, pensando appunto ad altre cose. Però lei è stata, diciamo, la progenitrice di quello che si può dire, di quello che si può definire il racconto del viaggio, perché lei attraverso i suoi diari prima e poi comunque le sue opere ha dato in ogni caso modo di conoscere tantissimi paesi del Medio Oriente che prima d'ora nessuno aveva mai comunque studiato approfonditamente. La prima parte della sua vita fino a 35 anni è stata molto diciamo ricca di vari episodi tra Londra, Italia e via dicendo. Attraverso alcune conoscenze, diciamo in poche parole, è riuscita ad avere l'indipendenza economica a 34 anni, quando appunto ha ricevuto in eredità Villa Freia, quella che attualmente è Villa Freia ad Asolo, e poi successivamente ha deciso di intraprendere il suo primo viaggio ed era a Beirut, perché pensate un po', all'età di 9 anni le è stato regalato il libro Le Mille e Una Notte, e siccome appunto era malata e tra virgolette la malattia, tra parentesi, la malattia nella sua vita è stata diciamo una costante, però lei non si è mai persa d'animo. Pensate, ha vissuto fino a 100 anni, infatti è morta ad Asolo nel 1993. Questa donna appunto ha deciso a 34 anni di intraprendere il suo primo viaggio in Medio Oriente, ma comunque si è documentata tantissimo e ha studiato ovviamente l'arabo, grazie anche a un missionario che è stato un altro incontro fortuito, che le ha dato appunto le prime lezioni di questa lingua, e poi lei ha intrapreso questi viaggi talmente appassionata, diciamo, di questi paesi, e che poi ha portato avanti ancora nei suoi anni. Ma quello che è interessante sapere è che lei è stata la prima donna comunque ad esplorare alcune zone del Medio Oriente, ma soprattutto era stata talmente brava addirittura ad essere una cartografa, o in ogni caso a studiare la cartografia della zona, che poi con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale è stata chiamata dalla sua Inghilterra, insomma, è inviata nei paesi arabi per far sì che attraverso la sua mediazione potessero diciamo coinvolgersi e patteggiare per insomma dalla parte degli inglesi nella Seconda Guerra Mondiale. Quindi un ruolo veramente delicato, ma che ha potuto affrontare solamente con la sua conoscenza, ma soprattutto con la sua umiltà, perché comunque lei ha sempre diciamo era sempre dell'opinione, e a differenza magari di altri esploratori inglesi addirittura, che il conoscere un posto doveva assolutamente, o comunque viaggiare in un posto doveva assolutamente, ci si doveva assolutamente documentare, e addirittura lei ha imparato, oltre alle usanze, anche la lingua, cosa che le ha diciamo facilitato da un lato, stupito soprattutto, mi viene in mente quando nel deserto ha stupito un gruppo di beduini facendo uso del dialetto, diciamo, fluentemente, ma dall'altro canto, diciamo, le è stata anche un po' di le ha creato anche diversi problemi, ovvero mi viene in mente appunto che uno dei suoi primi viaggi intrapresi nel deserto
e comunque suonava strano che una donna di quell'età da sola sapesse così tanto di questa cultura, tant'è che appunto la polizia francese diciamo la adocchiata e addirittura l'ha arrestata perché sospettava che lei fosse una spia inglese. E secondo voi come poteva fare poi per togliersi da questo impiccio, diciamo, semplicemente facendo finta, lei stessa poi nei suoi diari lo cita, di essere sciocca, tra virgolette, ovvero semplicemente facendosi, fingendo appunto di essere, non dico capitata lì per caso, ma essere un po' così, un po' tonta, un po', tra virgolette, diciamo un po' sciocca, e non facendosi vedere invece molto intelligente e intraprendente, per cui diciamo fingendosi in questo modo se l'è cavata la polizia inglese, i francesi appunto l'hanno lasciata perdere dicendo questa qui è semplicemente innocua, probabilmente è capitata appunto lì ingenuamente, ecco, e quindi l'ha lasciata perdere, ma lei comunque era lì con uno scopo, prima di tutto diciamo per conoscere, perché la sua sete di conoscenza le ha veramente diciamo portata a esplorare tantissimi posti che prima d'ora neanche una donna, appunto nessuna donna ha avuto mai modo di visitare, ma soprattutto anche nessun europeo. E quindi poi attraverso le sue opere, che vi invito, anzi rimettendo a posto anche un po' le immagini prima della diretta, ho pensato che attraverso poi le mie stories o comunque la mia pagina Instagram e Facebook, che è in collegamento con Italians for Italy, vorrei poi farvi una carrellata e magari andare nel dettaglio, perché immagino insomma che in poco tempo sia difficile raccontare una vita di grandi viaggi e di esplorazioni, appunto quale ha fatto Freya Stark. Basti pensare insomma alle innumerevoli lingue appunto che ha comunque voluto conoscere per poi esplorare tantissimi paesi, e finché poi addirittura è stata chiamata ed è stata riconosciuta per il suo lavoro di cartografa dall'establishment inglese, che provate a immaginare attorno alla seconda guerra mondiale, sicuramente insomma una donna difficilmente poteva entrare diciamo nelle grazie ed essere riconosciuta per il proprio lavoro. Diciamo la società inglese è quantomeno quello che si può considerare maschilista, per cui grazie al suo lavoro, ma soprattutto come lei dimostra anche nei suoi vari diari che poi sono stati pubblicati, ma anche nelle sue varie opere, di avere comunque anche un'umiltà e una voglia di conoscere che va al di là delle differenze culturali, ma come appunto vi dicevo, quello che mi ha ispirato è che comunque, e che poi diciamo metto in pratica anche ai miei viaggi o comunque in tutto quello che faccio, è il documentarsi prima di visitare un posto, uno stato, che possa essere anche uno stato conosciuto, ma anche uno non conosciuto, nel senso imparare anche una piccola frase o qualche vocabolo della lingua del posto, piuttosto che qualche qualche parola, qualche usanza, secondo me è molto importante, semplicemente perché sì, quando si va appunto a visitare un luogo a noi sconosciuto, si va comunque ad essere ospiti a un'altra cultura, e quindi in tutti i posti in cui io ho visitato, e cerco anche comunque di trasmettere alle persone con cui lavoro, il fatto di documentarsi prima e di
comunque cercare di capire una cultura diversa sta alla base proprio, diciamo, del lavoro comunque in generale, ma anche della vita o dei viaggi appunto che si fa. Quindi questa è veramente fonte, è stata veramente fonte di ispirazione per me. Poi tornando appunto alla vita di Freya Stark, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nel 1944, comunque è ritornata a Londra perché comunque, diciamo, andava un po' a toccare determinati interessi e si è fatta anche lei, diciamo, un po' di nemici proprio per la sua per il suo essere anticonvenzionale. E quindi è ritornata ad Asolo, ma da lì è stata una base di partenza per esplorare Grecia, Turchia, Cambogia, Cina, Nepal. Pensate che a 84 anni la possiamo vedere, diciamo, in zattera sull'Eufrate, piuttosto che a 88 anni a... è arrivata ad esplorare l'Himalaya a dorso di mulo. Quindi diciamo che è veramente stata un personaggio quantomeno forte, ma la sua sete di conoscenza, insomma, non l'ha assolutamente limitata né la sua età, ma neanche appunto la sua malattia, perché bene o male, diciamo, a 88 anni, insomma, non è che si è così arzilli. Vorrei anche farvi vedere il giardino della sua villa ad Asolo, che su appuntamento è visitabile e che io comunque spesso inserisco nei miei tour. Tra l'altro, parte del giardino è anche diventato un parco archeologico, semplicemente perché si è poi scoperto essere parte di un teatro romano. Per cui, oltre ad avere questo duplice interesse di orto botanico, perché lei in tutti i suoi vari viaggi ha portato e poi dopo piantato vari fiori, varie piante nel suo giardino, è anche poi di interesse storico, perché appunto si può anche vedere una parte di un teatro, di un antico teatro romano, che era appunto la comunità romana che viveva appunto ad Asolo. Il suo giardino, appunto, che è diventato un orto botanico e che rispecchia un po' la sua personalità, proprio perché adorava, insomma, circondarsi le piante che poi portava, soprattutto le rose, perché il suo rosetto, tra l'altro, ok, quest'anno diciamo è andata così con questa emergenza, diciamo, del virus, ma mi viene in mente l'anno scorso, esattamente in questo periodo, l'abbiamo visitato e abbiamo potuto ammirare le sue rose, il suo rosetto, che a maggio, insomma, dà il suo splendore. E appunto, ora anche vi faccio vedere se riesco a trovare la foto del suo giardino, appunto, dove, vabbè, si possono vedere un po' a grandi linee, e comunque la villa adesso è privata, però comunque si può visitare su appuntamento appunto il giardino, ma soprattutto il museo di Asolo ha ancora alcune sue testimonianze, delle fotografie che lei appunto ha fatto con la sua famosa Leica in giro per il mondo, e appunto ci sono varie testimonianze di questo personaggio, appunto, che è stata Freya Stark. Poi è morta nel 1993 all'età di 100 anni, e tra l'altro ci sono poi anche dei documentari dove la sua grande amica, che l'ha sostenuta, diciamo, nella seconda parte della sua vita, che era un po' la governante della sua casa, la ricorda
con, diciamo, appunto dove trasmette il suo grande carattere particolare, ma soprattutto la sua voglia di viaggiare, che appena finiva un viaggio e ritornava nella sua Asolo, poi subito ne pianificava un altro. Quindi è anche interessante poi scoprire alcuni aneddoti da quel lato, da quel punto di vista, per cui ci sono anche poi altre testimonianze addirittura visibili. Appunto c'è un'intervista della RAI, se non ricordo male, e, dove appunto si può sentire Freya Stark che parla in un italiano con accento inglese, molto divertente tra l'altro, e dove lei appunto ricorda tutti i suoi vari viaggi. E quindi sì, questa è a grandi linee, questa grande esploratrice appunto di cui vi ho parlato, Freya Stark, e che fa un po' il trio, diciamo, con le tre figure femminili che in qualche modo erano legate ad Asolo. La scorsa volta abbiamo parlato di Eleonora Duse, la volta prima ancora di Caterina Cornaro, e queste tre figure femminili che a parer mio sono di ispirazione per le loro vite incredibili, e che però comunque hanno dato un pezzo di sé a questa città, e che se appunto avete voglia di visitare, ripeto appunto, Asolo, questo borgo medievale su una collina, potete trovare un pezzettino di ognuna in ogni angolo, ed è molto molto interessante, insomma, attraverso i luoghi scoprire i vari personaggi che li hanno vissuti e i vari ricordi. Quindi vi ricordo, eventualmente, se passate in questa città, al museo trovate proprio dei ricordi, delle testimonianze di ognuna di queste tre personaggi femminili che hanno caratterizzato a loro modo le loro epoche. E appunto hanno vissuto queste vite incredibili che per noi, insomma, sono fonte di ispirazione. Io termino qui e vi do appuntamento al prossimo sabato, credo proprio di sì, che ci vedremo anche il prossimo sabato con un altro tema appunto del Veneto Racconta. Ciao a tutti e grazie di avermi seguito.